Che dire, finalmente è arrivato il giorno di Natale. Sofia, Nicolò e Vito si ritrovarono di buon mattino sotto l'albero di Natale. Insieme ascoltarono i canti. Era Natale. C'erano dei pacchi regalo e erano i loro regali. Il pacco più grande, conteneva una casa delle bambole. Ma era il regalo che aveva chiesto Sofia. Oh, come fu felice Sofia. Il secondo regalo, un trenino di legno. Ed era il regalo che aveva chiesto Nicolò. Com'era bello con quei vagoni, tutto colorato. Il terzo regalo lo aprì Vito e cosa vi trovò? Una medaglia grande, una medaglia per un libro, una raccolta di audioracconti. E ne fu felice e se la mise al collo. Ed allora anche Nicolò e Sofia tirarono fuori le loro medagliette dello stesso premio. Sofia aveva raccontato una favola. E Nicolò la stava scrivendo. E quando sarà grande, la pubblicherà anche lui. E tutti in tre con le loro medagliette e Vito con quella felicità grande di essere insieme ai suoi amici quel Natale e incominciò a cantare Bianco Natale.